Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale di Inter Milano 19 e bentornati nella nuova serie delle pagelle della Serie A 2023-2024. Siamo tornati dopo la prima partita dell'Inter vinta 2-0 con il Monza. Dai ragazzi, quindi l'esordio che volevo. Io sono stato a San Siro, poi più avanti uscirà anche la live reaction che avrete sul canale. Però oggi parliamo di come i giocatori hanno giocato in questa partita. Prima di tutto c'è da dire che l'Inter ha giocato una buona partita, senza troppe sbavature. Il Monza ha avuto qualche occasione, ma alla fine il Monza è stato controllato abbastanza bene. Lautaro ha fatto un partitone, dopo lo andiamo a vedere, e tutti praticamente hanno la sufficienza. Quindi oggi non c'è neanche un'insufficienza. Sono un po' buono, anche perché quest'anno è la prima di campionato, quindi sono anche un po' più buono. Vediamo se anche nelle prossime giornate riusciremo a mantenere questi standard di valutazione. Iniziamo subito però ragazzi, vi ricordo di lasciare un mi piace e iscrivervi al canale, tanto è gratis e a me supportate molto iscrivendovi. Ma passiamo subito alle pagelle. Sommer, voto 6. Sommer, il muro svizzero alla fine non è che si impegna molto, perché alla fine il Monza non attacca così tanto. Ha avuto sì e no due occasioni pericolose il Monza, una stoppata da Darmian e l'altra da Calhanoglu, quindi che ha fatto un super intervento Cala su quell'azione. Però Sommer alla fine gestisce bene il pallone, sui palloni alti ci arriva sempre, quindi alla fine Sommer si prende a casa e si porta a casa il suo 6. Che è abbastanza normale, non fa nulla di eccezionale, fa una buona partita. Passiamo alla linea dei difensori, partendo da Bastoni. Bastoncino fa una partita abbastanza tranquilla, non fa nulla di che, spinge un pochino nella manovra offensiva, ma senza incidere molto, fa qualche lancio, mi pare che ha fatto, mi ricordo di un lancio fatto, mi pare, nel secondo tempo, che taglia tutto il campo e arriva dall'altra parte dove c'era Cuadrado. Veramente un lancio veramente da fioc, quello sembrava un passaggio di Kevin De Bruyne. No, era Alessandro Bastoni che la passava a Cuadrado. Veramente, veramente un giocatore di un talento, quando si parla di passare il pallone, veramente un giocatore straordinario. Quindi si porta a casa il suo bel 6, perché alla fine fa una partita sufficiente, senza sbavature, ma anche senza lodi. Passiamo al migliore della difesa di ieri sera, ovvero Stefan, olandese volante, De Vrij. Ragazzi, De Vrij veramente in questa prima partita mi è piaciuto tantissimo. Oltre a gestire un sacco bene il reparto difensivo, io ero allo stadio e si è visto benissimo quanto De Vrij desse indicazioni su dove dovevano andare. Tipo Acerbi, sembrava Acerbi e De Vrij sono i vigili urbani della nostra difesa. E ha gestito molto bene gli attaccanti del Monza. Ha vinto quasi sempre il duello con l'attaccante del Monza, che non l'ha quasi mai superato. Maric non ha mai quasi superato De Vrij. Arrivava in scivolata, arrivava in anticipo. De Vrij veramente eccezionale e soprattutto fa anche dei begli interventi nella seconda parte di partita, dove il Monza spinge un po' di più e aiuta la squadra a reggere le spinte del Monza. Però grande prestazione del nostro Stefan De Vrij. Se continui così, Stefanuccio, veramente veramente puoi veramente spaccare tutto se continui così. Passiamo a Matteo Darmian. Ragazzi, il nostro moschettiere, veramente una partita perfetta. Il solito 6 e mezzo di Darmian se lo prende anche oggi, perché Darmian è mister 6 e mezzo, mister partita perfetta, non sbaglia praticamente niente, una partita ancora l'ennesima partita senza sbavature, con una prestazione a livello difensivo che veramente veramente non fa rimpiangere Skriniar, perché Skriniar era più fisico, però Darmian, cioè, è qualità pura, cioè, dai, Darmian sa attaccare, sa difendere, sa fare tutto, cavolo. Poi quando è uscito gli hanno fatto la standing ovation, gli hanno fatto il coro, veramente, veramente, veramente bello. Poi al suo posto entra Bissek, che purtroppo non fa nulla di che,
entra, fa qualcosina, però spinge un po'. Mi piace questo ragazzo perché spinge molto. È molto simile a Bastoni. Infatti abbiamo due, adesso abbiamo due, diciamo, ali di difesa, due braccetti di difesa che spingono molto, che sono Bastoni e Bissek. Ovviamente Bissek entra da subentrato, però da subentrato secondo me fa molto bene. Passiamo alla linea di centrocampo, quindi anche le ali di centrocampo, partendo subito dagli esterni. Partendo da Dumfries, ragazzi. Dumfries ieri veramente, stranamente, mi è piaciuto molto. Ha fatto l'assist per il gol di Lautaro e in generale ha fatto una partita molto molto attenta. Si è fatto vedere, ha corso tanto e si è impegnato molto. Quindi io sono cose che Dumfries quando si impegna e fa anche qualcosa mi va anche bene. Quindi 7 al nostro Denzel Dumfries. Dai Django, mi raccomando, non fare cazzate perché sennò mi incazzo di brutto. Lo sai che puoi fare tante cose buone, lo sai che puoi fare cose buone, non fare cazzate. Perché sennò ti vengo a prendere. Passiamo. Ah, al suo posto, scusate, entra Cuadrado, che entra bene, si fa vedere, fa qualche sgambettata in avanti. Recupera, mi pare, un pallone molto interessante. E alla fine non fa nient'altro, quindi si prende un bel 6, una sufficienza, la prima sufficienza di Cuadrado con noi, che si è preso il numero 7. O Cuadrado si è preso il numero 7, non giudico i numeri di squadra. Per esempio Marco Arnaldovic si è preso l'8, quindi se vi ricordate avevamo un giocatore attaccante che si era preso l'8 tanti tantissimi anni fa, però non giudichiamo, a me piace molto Arnaldovic, poi ne parliamo anche di lui. Passiamo alla linea di centrocampo. Partendo da Speedy Pizza, Nicolò Barella. Veramente anche lui oggi una partita di sua normale prospettiva. Corre tanto, fa un bellissimo scavetto che di esterno che libera Dumfries per poi fare appunto l'assist. Quindi una tecnica veramente di Barella, poi ha corso per 90 minuti con tecnica, attenzione, poi ovviamente vedere Barella con la fascia da capitano al braccio mi fa sempre emozionare tanto, perché Barella sì è un po' ancora molto un ragazzo che si arrabbia facilmente, però è un ragazzo che ci tiene alla maglia, è un ragazzo che ama l'Inter, si vede negli occhi che quando fa gol, che quando fa assist, che quando gioca con l'Inter, veramente è un giocatore che ama questa squadra. Grande Speedy quindi. 7 al nostro Speedy Pizza Barella. Passiamo a Calhanoglu, anche lui 7, fa una partita abbastanza di amministrazione, sbaglia poco e niente, un'amministrazione non proprio lucidissima, però come ho già detto prima fa un intervento salvatutto. Su, mi pare, un giocatore del Monza che si era involato in contropiede. Chala arriva in scivolata, gli porta via il pallone senza fare fallo. Un intervento veramente da nesta, possiamo dirlo. Quello è un intervento. Se tu sbagli qualcosa, gli fai rigore. Invece, Chala è arrivato lì con una sicurezza e ha tolto via il pallone senza fare fallo. Veramente un centrocampista che sa fare tutto, tutto veramente. Quindi, 7 al nostro Çalhanoğlu. Mkhitaryan 6,5, Mkhitaryan 6,5, pura tecnica in centrocampo. È veramente un giocatore che quando si dice sa fare tutto, sa fare tutto. Veramente un giocatore che ha una qualità tecnica palla al piede, un giocatore che si sbatte tantissimo, che corre tantissimo, che si impegna tantissimo. Veramente un giocatore che a me piace tanto, piace tantissimo. Da quando è arrivato mi ha sempre fatto piacere vederlo con la maglia dell'Inter, ha sempre lottato e sta sempre continuando a fare bene da quando è arrivato. Quindi continua così, Miki, continua a dimostrare quanto tu sia forte. Passiamo all'ultimo esterno, ovvero Federico Di Marco, partita un po' più in ombra oggi. 6,5 comunque al nostro Di Marco, che diciamo ci prova un po' di più, prova la conclusione un paio di volte, però la palla finisce sempre un po' alta. Incide un po' di meno rispetto al solito, però comunque sfiora un Eurogol da seconda tempo con una conclusione dal limite che praticamente passa a 10 cm dal palo, rischia di fare una bellissima conclusione, ma che purtroppo va fuori. Per il resto Di Marco fa la sua solita partita di qualità.
Al suo posto entra Carlos Augusto, l'imperatore, il nuovo imperatore di Milano, che sgasa un po', fa qualche bel passaggio, fa qualche bella sgasata. Lui è un giocatore molto molto di velocità, perché l'ho visto veramente che quando lui parte, veramente veramente accelera in una maniera veramente alta, ed è un giocatore che ci serve avere velocità su quella fascia, perché almeno così esce Di Marco che è molto tecnico, molto veloce, entra un altro che è molto tecnico, molto veloce. Quindi abbiamo veramente un reparto veramente, veramente tecnico e veloce. Passiamo adesso all'attacco. Ah, 6-6 al nostro Carlos Augusto, scusate. Passiamo al nostro attacco. Marcus Thuram, 6,5. Oggi, ragazzi, mi è piaciuto molto, molto di più del solito. Nelle partite di pre-season si era visto un po' poco, perché era stato messo a destra, oggi è stato messo a sinistra e ha reso di più in realtà. Oggi a sinistra Thuram ha reso molto molto di più, ha sgasato parecchie volte rischiando di prendere un rigore e ha preso anche una punizione dal limite dell'area, quindi un giocatore che quando parte in velocità può essere molto pericolosa, però, pericoloso, però secondo me, ragazzi, Thuram può essere più forte a partita in corso. Quando diciamo le squadre sono più larghe, i difensori sono un po' più stanchi, tu metti Thuram che lui parte in velocità e magari il difensore ti fa il fallo, ti fa il calcio di rigore, ti fa la punizione, o magari Thuram ti fa anche il gol. Quindi secondo me Thuram potrebbe essere più forte da partita in corso, secondo me. Però comunque Thuram ha fatto veramente anche oggi una bellissima prestazione, molto bella. Ma più bella rispetto a quelle della pre-season, quindi 6,5 al nostro Marcus. Dai Marcus, continua così che voglio vederti fare gol con la maglia dell'Inter. E adesso passiamo al capitano, al miglior numero 10 della Serie A. Su questa cosa non si discute, non si discute, perché Lautaro adesso attualmente è il miglior DS della Serie A. 7,5, una doppietta veramente con due gol, uno di rapina, cioè il secondo su rapina perché interviene su un bellissimo assist di Marko Arnaldovic che arriva, allunga la gamba e fa gol. Il secondo molto bello su assist di Dumfries che la incrocia e fa gol, veramente veramente il capitano. Si vede, ragazzi, che da quando è tornato dal mondiale, questa cosa l'ho già detta l'anno scorso, che da quando Lautaro è tornato dal mondiale, è cresciuto molto, è maturato molto, si carica l'Inter sulle spalle. Oggi ogni volta che l'Inter andava in difficoltà, vedevi Lautaro che andava. Ho visto quando era partito un giocatore del Monza nella fascia, ho visto Lautaro fare una sgasata, andarlo a prendere. Veramente lì si vede veramente che Lautaro fa vedere, qua, cioè spinge la squadra a rimanere attenta, quindi è veramente veramente una cosa che mi fa impazzire questa cosa di Lautaro. 7,5 come ho già detto Lautaro, veramente una partita sontuosa con una doppietta veramente veramente bellissima. Passiamo a Marko Arnaldovic, l'ultimo della linea dell'attacco, che anche lui, ragazzi, oggi fa veramente una partita bellissima. 7, perché veramente, ragazzi, molti, moltissime persone sottovalutano Marco perché giocava al Bologna, perché è stato più in infermeria che in campo, un giocatore discontinuo. Ragazzi, portate rispetto innanzitutto ai giocatori, perché comunque lui è venuto qua, è tornato nella squadra che l'ha lanciato, è un giocatore che si vede che ha tecnica, perché io l'ho visto con i miei occhi, ha fatto un passaggio di tacco veramente che sono rimasto così per 5 secondi, non capivo se l'avesse fatto Barella o l'avesse fatto Arnaldovic. Alla fine l'ha fatto Arnaldovic e sono rimasto veramente, veramente, veramente. Cioè, poi la tecnica è un giocatore fisico che però ha anche della tecnica. Ha fatto l'assist per il gol di Lautaro. Cosa posso dire, ragazzi? Arnaldovic così è veramente un attaccante che può aiutare tantissimo la squadra. È un attaccante che ti porta via l'uomo come faceva Lukaku, però è più tecnico di Lukaku perché sa fare passaggi interessanti. Ha fatto un altro passaggio di tacco quando era in area di rigore che se Lautaro capiva il passaggio faceva un altro gol. Purtroppo non si sono intesi i due, però secondo me, ragazzi, se i due iniziano a giocare insieme trovano un'intesa che è veramente alla Lula, però alla An Lu.
all'Arnautovic Lautaro, veramente, veramente. E infine, ragazzi, arriviamo all'ultimo. Simone Inzaghi, il nostro mister, che ieri, ragazzi, era concentratissimo, ha preparato una partita veramente, veramente quasi perfetta. Veramente un allenatore che mi sta dimostrando di meritare la mia fiducia. Dall'anno scorso io ho promesso solennemente che quest'anno non criticherò quasi mai Inzaghi, se non per cose gravi. Porterò sempre fiducia al nostro mister perché merita fiducia dopo quello che ha fatto negli ultimi 2 anni, vincendo 4 trofei, raggiungendo una finale di Champions. Merita rispetto, merita fiducia. 7 al nostro Simone Inzaghi. E qua, ragazzi, si possono chiudere le nostre pagelle della prima giornata di Serie A Inter Monza e noi ci vediamo ai prossimi video. Ciao, ragazzi!